seguirla. Che cosa è saggio fare? So Lashya Mahi's question is that Guru gives you a personal instruction, but yeah. Hello, how are you? Good to see you. You have not changed at all. You also not see. Are you teaching? I'm sorry. So accident had to happen to make you come. Oh, no. Just to come. You went to hospital. Yeah. Ready. Yeah. Sorry, some devotee came carrying. From France, Ethiopia, Sweden, Norway, all world. Kenya, sorry, Ethiopia. He's traveling many places to help the Red Cross. The Red Cross is like the top boss of the Yes, what is the question? So Lashya Mahi asked a question that sometimes Guru give personal instruction to the disciple, but sometimes disciple finds very difficult to follow this instruction. How to behave in such situation? Instruction is always a little difficult because it helps to us if we do, and when we not do, it gives you to feel that you are not comfortable to do it. But actually, when we do it, it helps us because it's one goal, how to develop peace in life, happiness in life. And you want to remove the covering. What is the covering? Like a foggy time, we cannot see. How to remove the fog? We have to wait till the fog is not gone. Then you can drive the car. So foggy consciousness, to remove it, then that instruction to remove your foggy consciousness. Le istruzioni del guru sono sempre un po' difficili e fino a quando non la facciamo sentiremo sempre che è difficile, non ci sentiamo a posto. Però se riusciamo a farla, allora vedremo che quell'istruzione ci aiuta tantissimo, perché quello che vuole il guru è soltanto che la nostra vita sia felice e pacifica. Così come quando ci troviamo in uno stato di nebbia non riusciamo a vedere, nello stesso modo per via delle coperture materiali che abbiamo non riusciamo a vedere. Quindi il guru ci dà delle istruzioni così che possiamo andare oltre queste coperture materiali e possiamo riuscire a vedere. He's a spiritual master, means he bring us
from the material to the spiritual. And the covering, what is covering to not see the spirituality is a fog. Foggy fog. Il guru sarebbe il maestro spirituale, quindi è colui che ci porta dalla materialità alla spiritualità. Ed è quello che ci porta al di fuori delle coperture materiali, e queste coperture materiali sarebbero lo stadio di nebbia che abbiamo. One example also I give for the light. Light is when connected, the bulb gives the light. And any bulb is not connected like this, is not giving light. Io faccio sempre l'esempio delle lampadine. Quando le lampadine sono connesse alla fonte elettrica, allora possono emettere luce. Ma se ci sono delle lampadine che non sono connesse all'elettricità, allora non possono emettere luce. So, how to connect with the power? Because I'm living in the darkness and I have to connect with the power and I don't know how to be light. So this connection, I differ to do. Io quindi che sono come una lampadina spenta, vivo nell'oscurità. Come posso connettermi alla sorgente di elettricità? Come posso connettermi alla potenza? Come posso fare? Non è semplice. Then he said, switch on the light. Allora il guru ci dice, accendi la luce, come accendere questa lampadina, accendi l'interruttore, spingi l'interruttore, connettiti. So, connection gives light inside. Quindi è la connessione che ci fa emettere luce dentro di noi. This is personal instructions. Ed è per questo che il guru ci dà le istruzioni personali. And he gives personal instructions when he is close to you. E lui ti dà delle istruzioni personali quando gli sei vicino. If I keep distance, I'm covering too much coverings, and then I cannot see. Se però io prendo le distanze dal guru, allora significa che voglio rimanere e che sono ricoperto dal materialismo e quindi non riesco a vedere e neanche a ricevere queste istruzioni. È chiaro? Sì, è molto chiaro, infinitamente chiaro. Grazie Gurudev, grazie Sridhar. Posso fare una domanda io in merito a questo che stiamo dicendo? I want to make one question, Guru, in this regard. Is it that the highest seva and the highest thing that we can do to satisfy our Guru is to do bhajan, because that is also what he has given to us, the most precious jewel. So it is that all the other instructions, let's say, which many times they might regard also some material adjustment or other things, they are all to how to reach one stage of peacefulness and clarity, that we can be like one pointed to do the bhajan. Honestly, my nature to see was material. La mia natura è quella di vedere per prima cosa le cose materiali. If you are not materially balanced, se uno non è bilanciato materialmente nella vita materiale, then material thing can catch you very easily.
allora le cose materiali possono disturbarci molto facilmente. So first, my suggestion is this: you have to be material balanced. Quindi il mio consiglio è sempre che per prima cosa uno deve essere bilanciato anche nel mondo materiale. And when material balance, you have too much free time. E quando uno è bilanciato materialmente, allora avrà del tempo libero. Then if you can practice, the spiritual life is more easy for you. E quindi quel tempo libero che proviene da un bilanciamento della vita materiale, allora se uno lo utilizza per la vita spirituale, per il bhajan, sarà molto efficace. And if only spiritual chanting and work you do, and materially I'm unbalanced, my mind will go back. To arrange money for me. Se però io cerco di praticare soltanto le cose spirituali senza essere anche bilanciato nell'esterno, nel mondo materiale, allora la mia mente anche durante la pratica spirituale andrà sempre verso argomenti materiali di come mantenermi, cosa fare. My best, all maximum disciple is Western. La maggior parte dei miei discepoli sono occidentali. And Western material balance is important. E per gli occidentali avere un assettamento, un bilanciamento nel mondo materiale è importante. And also Indian also material balance is important. Anche per gli indiani. But if I have too much expenditure, useless expenditure. Se io sono uno che spende molto, then that has to be also balanced. Anche quello deve essere bilanciato. We have to make our budget to make this limited expenditure. Dobbiamo creare come una lista mensile in cui ci poniamo dei limiti così che possiamo regolare le nostre spese. And try to balance it nicely. Così che possiamo bilanciare tutto in modo appropriato. And if you have no spiritual life, life is useless. Se però non abbiamo anche la vita spirituale, allora anche la vita materiale è inutile. The spiritual life should be the goal. L'obiettivo è la vita spirituale, l'argomento principale deve essere la vita spirituale. Like if you are doing graduation, one is a major subject and other is minor subject. But you have to pass in all subjects. Come quando uno fa degli studi, un corso, la laurea, non è che studia soltanto una materia. Ci sono molte materie, alcune sono più importanti, altre meno importanti. Però quando uno fa gli esami, li fa in tutte le materie, non soltanto in una. So this is the point. Quindi questo è il punto. If you renounce every material thing, se noi rinunciamo al mondo materiale, then different. Allora qualcos'altra cosa. But if you have to balance, then you have to keep balance. Se però vogliamo rimanere nelle nostre circostanze materiali, allora dobbiamo bilanciarle. Se abbiamo delle responsabilità nelle nostre vite, dobbiamo bilanciarle.
Altre domande? Any question? Not only Italian. Anyone? Gura Chandra, c'è una domanda. Is there a different levels of questions or instructions? Some instructions are very important, some instructions are not very important. Is there a difference between the instructions of Krishna? Gura Chandra chiede, c'è una differenza di importanza nelle istruzioni del Guru? Magari alcune istruzioni hanno più importanza, altre meno importanza. Guru, all instruction is important. Ciao. In realtà tutte le istruzioni del Guru sono importanti. I don't know. One time I want to read Govinda Lilamrita. Una volta volevo leggere la Govinda Lilamrita. And my Gurudev said, don't touch this. Però il mio Gurudev mi ha detto, non toccare questo libro. And still I not touch. E ancora oggi non l'ho toccato. It was, he said, too high that you will not understand. È troppo elevato, lui mi disse, troppo elevato e non potrai comprenderlo. Now I understand. What is my goal? Adesso capisco, qual è il mio obiettivo? My goal to be a Radha Dasi. Il mio obiettivo è quello di essere una Radha Dasi. So first I have to fix my goal. My mellow, my mood with the yesterday. Quindi per prima cosa devo fissare il mio obiettivo, il mio mood, la mia posizione verso l'istadeva. And if it is not fixed, what is the meaning of study something, what you will understand from that? Se però tutte queste cose non sono fisse, allora anche se mi metto a studiare determinati argomenti, cosa potrò mai comprendere da essi? Like this small instructor, he said that to me, you stay in Vrindavan. Quindi mi ha dato molte piccole istruzioni. Un'altra volta mi ha detto, vivi a Vrindavana. And I no doubt why to stay in Vrindavan. I am not one to go out of Vrindavan. Io non ho mai pensato, dubitato sul perché mi avesse detto in questo modo. E vivo ancora oggi a Vrindavana, sono a Vrindavana. He said, never leave Radha Mohan. I don't want to go out of this temple to do any other thing. I have no desire for that. Lui mi ha detto anche non lasciare mai Radha Mohan e difatti non esco mai da questo tempio e non ho nessun tipo di desiderio all'infuori che essere qua. Rare, sorry to disturb. If possible, could you set me as Japanese translator? Thank you, Gerard. Yeah, because we have a Japanese another sangha and now finished, then I can join as a translator. Thank you. Srinath. So I told you to live in Vrindavan. So what is this instruction? I think that's more or less different level. But what I realize is all high level. This instruction. Anything if I follow in my life, I will get happy.
Quindi tutte le istruzioni che mi ha dato il mio guru, magari alcune sembravano piccole, in realtà facendole poi uno realizza che sono tutte importantissime e tutte di uno stadio molto molto elevato. E grazie al seguire queste istruzioni, anche che possano sembrare piccole, la vita ha successo. My instruct me, I have many God brothers. Babaji, no? Io ho molti confratelli. Very highly Bhajanananda. Vivevamo qui tutti insieme con il mio Gurudeva e tutti questi confratelli erano, sono dei Babaji. And he said to me, you travel the whole world. E allora a quel tempo lui disse a me, tu viaggerai in tutto il mondo. I have to travel the whole world. When I listen, I start crying 1 week. I come, I took shelter of him to do bhajan. And he said, you travel the whole world. And all brothers, they are living in Vrindavan and yeah, they are totally doing devotional practice. And he said to me to travel the whole world, what is it? And I'm crying because I think that he has punished me. E quando io sentii queste istruzioni, rimasi scioccato, perché io presi il suo rifugio per rimanere a Vrindavan a fare bhajan, mentre invece mi disse di viaggiare in tutto il mondo e vedevo che tutti gli altri confratelli Babaji invece potevano rimanere qui e fare bhajan, fare pratica devozione alla Vrindavana, mentre a me mi disse di andare in giro per il mondo e quindi sentì che questa in realtà era una maledizione. So indirectly they say every small and big thing is a big meaning in our life. If we follow and understand the teaching of them. Quindi qualsiasi cosa il Guru ci dice, in modo diretto o indiretto, piccola o grande che sia, in realtà è sempre un grande insegnamento per la nostra vita. But he should be elevated to Siddha. He can realize each past, future, and present. He can see it. E idealmente il guru deve essere un'anima realizzata, cosicché le istruzioni che ci dà personali sono personali, perché lui può vedere il nostro passato, da dove proveniamo, il nostro presente e anche il nostro futuro, dove andremo. Quindi in accordo ci può dare delle istruzioni realmente personali. E se il discepolo si impegna a portare avanti l'istruzione personale del guru, riesce a fare solo quello e nient'altro, quanto è importante, cioè quanto può essere sufficiente per il progredire di una vita? She's asking if I follow the instruction of the guru, that only, how much is important in my life? The importance. If I only follow my personal instruction, that is the meaning of life. E quello è il significato della vita, quello di seguire l'istruzione. That is another. E questo la Sharanagati. Sharanagati means
to follow the instruction, he is a navigator. Il guru, il navigatore, Sharanagati, la completa resa significa quello di seguire le istruzioni. Navigator means he is not a goal. Navigatore significa che lui non è l'obiettivo, lui o lei. He is the navigator for the goal. Lui è il navigatore per l'obiettivo, non è l'obiettivo. The goal. Chi è l'obiettivo? Radha o Mohan. Radha oppure Mohan. That is the goal. Loro sono l'obiettivo. If guru is the goal, mentre se io faccio il guru il mio obiettivo, then who is navigator? Allora chi è il navigatore? Navigator is important, a goal is important. Cos'è più importante, il navigatore o l'obiettivo? To reach the goal, navigator is important. Per raggiungere l'obiettivo, il navigatore è importante. Right. And who fixed the goal in my life? E chi è che fissa l'obiettivo della nostra vita? What is my goal? Who show me? Chi è che ci mostra qual è l'obiettivo? This idea inspired by navigator in my life, this is your goal. Try to fix yourself. È il navigatore che ci mostra qual è l'obiettivo, ci mostra dove dobbiamo centrarci. Because he is also doing the same thing. What he do, he advises us. Perché lui stesso ha percorso la stessa via e quindi quello che lui stesso ha fatto ce lo mostra, ce lo consiglia. If you go, who is in motherly love, like a Yashoda, he will teach you what is the motherly love to you. Se approcciate qualcuno che è nell'amore materno, che è nel rifugio di Madre Yashoda, allora ci potrà insegnare qual è l'amore materno. Who is the, in the of service of Radhika, he will teach you how to be in the service of Radhika. Se approcciate qualcuno che è impegnato nel servizio di Radhika, allora vi insegnerà come svolgere il servizio a Radhika. Who is in Krishna service, he will teach you how to serve Krishna like a friend or like a father or mother. E coloro che sono impegnati nel servizio a Krishna vi insegneranno come fare servizio a Krishna, adorarlo con un amore d'amicizia, paterno o materno. You see, last supper of Jesus. Guardate l'ultima scena di Gesù. Mother Maria Magdalena, Mother Mary, and friends. Erano presenti Madre Maria, Maria Maddalena e gli amici. Vedete? One is the religious life, one is the spiritual life. Una cosa è la vita spirituale, un'altra è quella materiale. Religiosa, life. Scusate, religiosa. Religious life is a religion practice. La vita religiosa è quella
piena di pratiche religiose. They don't teach about love. E coloro che percorrono questa via non insegnano cos'è l'amore. The spiritual practice only love. Mentre la vita spirituale è fatta soltanto di amore. There is the son and father also. È presente il figlio e anche il padre. And the religious life, only the son is required, he become father also. Mentre nella vita religiosa è necessario soltanto il figlio, che uno lo rende anche padre. There is no exchange of love. E quindi in questo modo non c'è uno scambio d'amore. But we are not interested. I'm not interested. Però noi non siamo interessati, o perlomeno io non sono interessato a questo tipo di via. I'm interested to feel the exchange of love. Io sono interessato a sentire lo scambio d'amore. But you think I have no idea much. But exchange of love, David, in the exchange of love is the prayojan. Vivere in questo scambio d'amore è il nostro prayojan. Sambandha, avideha and prayojana. Ci sono la sambandha, avideha e prayojana. Sambandha means relation. Sambandha significa relazione. Avideha means body and out of this body consciousness. Avideha significa essere coscienti di ciò che si trova, di ciò oltre la materia, di questo corpo. So I want to live in material body, okay. Se io voglio vivere soltanto nel mio corpo materiale, va bene. But if I want to know my spiritual body, that is avideha again. That is my taking birth of use of that, that I know my spiritual soul and body of that. Se però io voglio conoscere cosa c'è più in là, oltre questo corpo materiale, se voglio conoscere qual è il mio corpo spirituale, allora e lo realizzo, questa conoscenza viene definita avideha gyan. If I know, try to do this, what is the use of taking part of this life? Se però io non provo a fare questo passo, ad avere questa realizzazione, allora qual è l'utilizzo di nascere in questa vita umana? Only for money, for my name and prestige, I took birth for this, to earn money and to suffer in this material world. Soltanto per guadagnare soldi, sono nato per questo, soltanto per arricchire la mia fama, il mio prestigio, e questo è il motivo per cui sono nato in questo mondo materiale. We want to realize myself, who I am. Oppure voglio realizzare realmente chi sono. And how to develop this consciousness in my life. This is the meaning of taking birth in a human body. Su come sviluppare la coscienza di questa forma spirituale in questa vita. E questo è il vero motivo per cui abbiamo preso nascita in questo corpo umano. And when the musicians, like Ramananda Sethi, when they sing the mellow, they want everyone come in one mellow to sing the song. Quando in una canzone ci sono dei musicisti che suonano e cercano di comporre una melodia ben precisa, vogliono che tutti coloro che hanno degli strumenti in mano o che cantano o che seguono entrino, accompagnino quella
melodia specifica. And that mellow is your depend upon you. You decide which mellow you want to sing your song. E questa melodia, questo sentimento che c'è nella melodia, è scelto da noi. Siamo noi che decidiamo con quale tipo di sentimento esprimiamo una tale melodia. Which mellow you want to live for your life. Siamo noi che decidiamo in quale sentimento vogliamo vivere la nostra vita. Right. And that mellow is your relation, loving exchange with divine. E questo sentimento con cui viviamo, con cui svolgiamo le nostre attività, è il sentimento della nostra relazione con il divino. È il sentimento degli scambi che abbiamo con il divino. I'm not divine, I'm a material. Io non ho realizzato la mia coscienza divina, sono soltanto materiale. But soul is a part and parcel of this divine. Why do you forget that? Però la mia anima è una particella del divino. Perché me ne dimentico? And the soul is part and parcel of this divine. Like a sun and sunlight, that ray is the soul. Quest'anima è una particella del divino, così come il raggio è una particella del sole. Noi siamo un raggio del sole, e il sole è il divino, e noi siamo un suo raggio, una sua particella. And the soul, when we practice, we develop our loving exchange, we got the mercy of the navigator to develop more and more in our life, and that is our sarupa. E quando noi, grazie alla misericordia del maestro spirituale, del navigatore, ci arricchiamo e svolgiamo sempre di più questi scambi amorevoli con il divino, allora possiamo raggiungere lo stadio della Svarupa Vesh, che sarebbe la consapevolezza della nostra forma spirituale. And that my divine matter starts in between the relation of me and you. Allora, in quel momento, la vera connessione divina in un sentimento ben specifico tra me e te, diretta al divino, comincia. That is our parigyan, how to exchange our loving feelings with that divine spiritual body to the divine. Quindi è questo il nostro prayojan, il nostro obiettivo, come scambiare una relazione amorevole dalla nostra forma spirituale con il divino. And when this stage comes in life, e quando questo stadio si manifesta nella nostra vita, then we can, there I see, only I see you, and what I do only for you. Allora ovunque vedo, vedrò la mia Istadeva, e qualsiasi cosa faccio la farò per la mia Istadeva. So Gurudev, until that stage, even if we are engaged in devotional service, we are doing many things, until we are not fully liberated from this material body, there is always some selfish desire, like this fame, pratista, or... I don't like to bother. Io ho chiesto, quindi significa che fino a che non realizziamo la nostra forma spirituale, anche se facciamo pratica devozionale, ci sarà sempre un qualche desiderio centrato verso di noi, come del pratista, falso ego e quant'altro. Gurudev dice, perché preoccuparsene? We are like a child. Mother make us clean, nice dress, everything. Again, we make dirty the clothes. We caca and pee in my clothes.
And we make every time that. Noi siamo come dei bambini piccoli. Una madre veste dei bambini e questi bambini sono molto puliti, però poi si sporcano, poi giocano, fanno la cacca, si sporcano. Però la mamma li riprende, li cambia, li ripulisce e gli mette ancora dei vestiti nuovi, puliti. We don't know this is the nature of the child. Noi non siamo coscienti perché siamo dei bambini piccoli, quindi ci sporchiamo in continuazione. Non lo facciamo neanche apposta in qualche modo. We are ignorant, this is the nature of the child. Siamo ignoranti e questa è la natura del bambino. Why we bother that we are dirty? Perché preoccuparsi che siamo sporchi? We always go in dirty position as it is to the mama. No. I don't know how to clean myself. You clean me and make it nice. I don't know how to do it. Io non so come pulire me stesso perché sono un ignorante. Quindi approccio sempre la mamma così come sono, chiedendo che sia lei ad aiutarmi a pulirmi. Baby never prepared to go to mama that when I will clean, then I will go to see the mama. Il bambino non è che si preoccupa mai di andare dalla mamma soltanto dopo che si è tutto pulito. Va così com'è. Right? Quindi perché preoccuparsi? We never try. We are playing with the toys, but we never try to have mama. Noi siamo molto impegnati a giocare con i giocattoli e non piangiamo mai. Non piangiamo mai per chiamare la mamma. Mama is waiting when the child wants. Tired with the playing and he comes to me, but we are playing. Però la mamma è sempre lì pronta ad aspettare e pensa, quando è che il mio figlio diventerà stanco di giocare con questi giocattoli e viene da me? Però noi siamo così impegnati che rimaniamo a giocare. This is the mercy of the family, kindness of the mother. Questa è la misericordia di Kripa Mai, è la gentilezza della madre, di colei che è piena di compassione, di misericordia. Ah, Mai, Kripa Mai, Karuna Mai. Madam Gopal Madhuri, Braj Madhuri was there. Qui c'erano Madam Gopal e Braj Madhuri. She said that I like Gopal. E lei ha detto mi piace Gopal. I am a Gopali. Ed ho una Gopali. And I don't understand this Manjari Bhav. Non riesco a capire questo Manjari Bhav. So who is Manjari? Allora io gli ho chiesto chi sono le Manjari? Radha Dasi. Le Radha Dasi, le servitrici di Radharani. And I say, and who is Gopali? Allora poi, e poi gli ho chiesto chi è Gopali? Is Radhika, baby. È la forma di Radharani quando è piccola, quando è bimba. So be, Rad,
Gopali is your Radhika. Quindi gli ho detto Gopali è la tua Radhika. Right? Giusto. And a Gopali who serve, that is Manjari, you say, right? E coloro che servono Gopali le chiami Manjari, giusto? He said, yes, yes, yes. E lei ha detto sì, sì. So I say, the baby of your Gopali is Manjari, right? Quindi io le ho detto che le bimbe della tua Gopali, le sue servitrici, sono Manjari, giusto? So, means your principal is Gopali. Quindi la tua principale è Gopali. And the interest of principal is Manjari. Your principal give money to you, return. Interest, you put in bank, interest come to you. 10, 7%, 8% interest. That is Gopali, na? Because of your Gopali, the servant you got it, right? Is an interest, extra. Gopali extra fund, eh? Interest, bank deposit, interest coming to you. Quindi le mangiari per te sono come degli interessi. Tu hai fatto il conto, che sarebbe Gopali, il conto principale bancario è Gopali. Poi quel 7%, 8%, 10% di interessi sono le mangiari. Quindi tu hai ottenuto degli interessi soltanto creando il conto principale. Nonna, 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 you, nonna, you say in Italian? Grandmother. Grandmother. Nonna. Manjari is interest. Interest. Manjari is the interest of the Radhika, interest is Manjari. Gli interessi di Radhika sono le mangiari. Means Dasi, the babies of Radhika. Le bambine di Radhika, le Dasi, servitrici. Gopali's baby of Braj Madhuri, and his babies are Gopali, Manjari. Quindi Gopali è la bambina, l'istadeva bambina di Braj Madhuri, e le Manjari sono le bambine ancora più piccole della bambina di Gopali. You see the Mukhra come to check Radhika at time. The Manjari say, "Are nonna, you are old lady, so you cannot see. It's not yellow cloth, it's a blue cloth. Because of sun ray, it become up yellow." Mukhara. Say, explain this story. So when Radharani is coming home after the puja pastimes in the morning, she comes, enters her chambers, and all the mandaris are with her. Quando Radharani torna a casa, entra nella sua camera e tutte le mandari sono insieme a lei. So what happened in the night is that when they woke up in the morning, they had to quickly dress themselves, so they exchanged their clothes. So Radharani took the yellow pitambara of Mohan, and Mohan took her blue sari. Quando i passatempi notturni finiscono, Radha e Krishna si devono vestire molto velocemente. Allora quello che succede spesso è che per sbaglio si scambiano i vestiti. Quindi Radharani si occasionalmente, come questa volta, in questo passatempo, si è messa i vestiti di Krishna e quindi ha preso il doti giallo di Krishna. So nobody noticed. E nessuno se n'era accorto. But then Mukhara, the grandmother, comes to see Radharani in the morning. Però dopo Mukhara, che è la nonna di Radharani, viene, va a trovarla di mattina. And Radharani is lying on the bed. Radharani è sdraiata sul letto. And Mukhara looks and says, "Oh, why is this yellow? I saw this yellow pitambara yesterday. The son of Nanda was wearing that." E la nonna di Radharani vede che Radharani indossa il vestito giallo. Lui dice, "Oh, perché questo vestito? Ieri ho visto che il figlio di Nanda Baba lo indossava." So Manjari realized, "Oh my God, this is a big danger for our Swamini."
Allora le manjari si preoccupano e dicono: oh, adesso la nostra famiglia è in pericolo. And then they say, Are nona, Are nani, your eyes are not good. You're just seeing the sun reflection on her clothes. It's not yellow, it's blue. Allora le manjari dicono alla nonna: ehi nonna, tu in realtà non ci vedi bene. Lei non indossa un vestito giallo, ma è il riflesso del sole che ti fa sembrare che quello che indossa sia di colore giallo. So they quickly change it. E quindi velocemente lo cambiano. But Gurudev, mentre la distraggono. Mukhara actually knows this, but her feeling is so high for Radharani that she's also mesmerized. She actually knows what is going on. The grandmother will not tell, no? Actually, dice in realtà Mukhara è a conoscenza che quello è effettivamente il vestito di Krishna, però ha un amore così grande che non vuole dichiararlo, vuole stare al gioco. Da nonna o nana, what you say, nana, nonna. They joke like her daughter, daughter's daughter, like a friend. In India le nonne giocano con le nipoti come se fossero delle loro amiche. They can joke anything. Possono scherzarci. Your boyfriend is how and this, that, anything they can joke, no problem. Ci scherzano molto amichevolmente, non hanno nessun tipo di problema. But with her daughter, not, but her daughter, granddaughter, they can do everything. Non con la figlia, ma con la nipote. Con la figlia non ci scherzano, così come scherzano con la nipotina. So Mukhara also knows this. Quindi anche Mukhara era a conoscenza. Che è una persona anziana, però molto intelligente. But they ignore and try to joke. And they agree with this discussion with the mandiris. Okay. Però sta, my eyes become a little bad now. Però sta al gioco delle mangiari, perché anche lei ha la natura che scherza con Radhika, e quindi dice sì, in effetti io non ci vedo molto bene, Avete ragione voi. Ma Arad is also, this is the Krishna. Yeah. It is just Leela, Parkiya Bhav Leela. It has to go in, then you will understand. It's a Leela. She prepared like this to create the Parkiya. Questo è Parkiya Bhav, che è il sentimento dell'amore extra coniugale. Quando uno c'è dentro, allora può comprendere. But nobody can touch her, so powerful. To Krishna and the Supreme Lord want to be a student of her, how powerful she is. Radharani è estremamente potente. Krishna, che è la suprema personalità di Dio, vuole diventare un suo studente. Quanto è potente? Who can dream to touch her? Chi è che può pensare di toccarla? Tutti pensano che lei sia sposata, estremamente. Ma in realtà nessuno può farle. Erklärt in Indien, wenn die Großmutter mit der Tochter ihrer Tochter joke, auch zum Beispiel jetzt über Liebesbeziehung, da geht alles. Die kann auch sagen, was ist mit deinem Freund oder so. Aber die Mutter wird das nie sagen. Suniti, the mic. Oh, sorry. Oh my God. No problem. No, I'm giving this to Gaurav. He came. Sorry. I got the translation. A shortcut. Sorry. Gurudev, can I ask you this? When you said that she is like mother cleaning our kaka, right? So sometimes we have impure thoughts, actions. How to make them pure with associating with pure? That is, you give the answer also. Mind is impure. No? Yes. Our mind is creating the action. Impure. Mind has to fix again back to death. To solve itself. Who can help us in that? That is the point.
guru can help, a guru kripa is helping, that we want to turn again back there. This is guru. Gopinath ha chiesto che prima Gurudev faceva il paragone di un bambino sporco di cacca, quindi nella nostra posizione la cacca sono i nostri, la nostra contaminazione della coscienza, i nostri pensieri impuri. Come possiamo purificare questi pensieri, il nostro comportamento, associandoci con ciò che è puro, associandoci con il Guru e ricevendo la misericordia del Guru che ci pulisce, poi magari noi ci risporchiamo e questa misericordia ancora ci fa andare verso la purificazione. Guru Kripa, la misericordia del Guru. Is a Guru Kripa. Kripa is more greater than anything. La misericordia è la cosa più grande di tutte. Yeah. That is Guru Kripa who protects 24/7 to us. È la misericordia del Guru, ciò che ci protegge 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Always protect. Ci protegge sempre. Protection. But we jump out. Però siamo noi che vogliamo saltare fuori da questa protezione. But he, after that so much love, again we want to bring back. Ma nonostante ciò, lui ha così tanto amore verso di noi che ci vuole riportare indietro nella sua misericordia. He don't mind it. This is his mercy. Lui non tiene conto di tutte le volte che noi vogliamo scappare via, e questa è la sua misericordia. Mercy means always protection. Misericordia significa protezione costante. We want to run away. Again, he protects there also. I am here to protect. Noi vogliamo scappare via, vogliamo allontanarci, ma nonostante ciò, lui ci fa vedere che è sempre lì, sempre pronto a proteggerci. And he is also careful in the type of protection. Protection means that any circumstances you are, I will protect you. Protezione significa che in qualsiasi circostanza noi ci troviamo, lui ci protegge. Right? Giusto? That is the mercy, no? E questa è la misericordia. When I do good things, then you give mercy to me. And when I do bad things, who will take care of me? Quando io faccio cose buone, mi succedono cose buone, allora sei tu che mi dai la misericordia. Quando faccio cose non buone per me, allora chi è che mi protegge? Chi è che mi aiuta? Right. Yeah.
Any more questions? Sono altre domande? Baba, se nessuno ha altre domande, ne faccio una io. Vai, sì, no che c'ho il volume. Gurudeva spesso dice che non si può vivere nelle fondamenta, bisogna vivere in un primo piano, arredarlo, no? Il significato è chiaro, però se poteva aggiungere qualche commento, dettaglio su questo punto qua. Often Gurudev, you say that we don't have to live in the foundation, but we have to build first floor, second floor, and live there on the upper floors. So it's clear what is the meaning, but if you could little elaborate, make some comment in this. My dear, you teach us without a strong foundation, you cannot build more high buildings. Strong foundation is important. Mio caro, se tu che ci insegni che senza fare per prima cosa delle fondamenta molto molto solide uno non può costruire un palazzo forte. Right. The foundation is very important. Quindi le fondamenta sono molto importanti. All you want to make the building, foundation has to be there. A seconda di quale edificio tu vuoi fare, le fondamenta devono essere fatte in un modo tale. But nobody live in the foundation. Però anche se queste fondamenta possono essere fortissime di qualsiasi edificio, non c'è nessuno che vive nelle fondamenta. They need bedrooms. Uno ha bisogno di una camera. They need kitchen. Della cucina. They need toilets. Del bagno. Drawing room. La camera windows, d'utilizzo, sgabuzzino. Finestre. Door. Porte. All the comfort. Ogni tipo di comfort. And this cannot possible to make it. E queste cose non è possibile costruirle nelle fondamenta, farle nelle fondamenta. Right. Giusto? Yes, 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 yes. Sridhar, posso? Mamma, come stai? Già, Gurudev, grazie, molto bene. Ma no. Ha pensato che eri sanatemi. Fabiana. Fabiana, io sono mamma. Anche tu sei mamma, ha detto. Sì, sì. But your sound is like my mama. Dice, però la tua voce era uguale a quella di Sanatani, allora mi sono confuso. Grazie. Io avevo scritto una domanda nella chat. Sridhar, you're similar like you. Mama, yeah. Sanatani, when he says Sridhar, I feel similar voice. Quando hai detto adesso Sridhar, mi è sembrata la stessa voce di Sanatani, di mamma Sanatani. Sanatani, puoi dire Sridhar una volta, così facciamo il paragone di come sono uguali le voci. Sridhar? Ci vedete? Sono Sanatani 2. Chiamatemi ancora che mi glorifico, mi eccito.
I suggest you, you have to follow like Sanatana. Quindi ti ho detto in questo modo perché devi seguire l'esempio di Sanatana, devi fare come Sanatana. Ok. Avevo scritto una domanda nella chat, però alla fine aveva già risposto prima praticamente. E, nel libro La bellezza del vero amore, Gurudeva dice che recitando il mantra, praticando, cantando, possiamo liberarci, no, dai nostri demoni e incrementando il bhajan se ne andranno. Ma se sviluppiamo la relazione saremo collegati e connessi e sarà più chiaro, no? E io mi chiedevo come possiamo fare per sviluppare più profondamente questa relazione, perché nonostante tutto sembra che comunque mi sembra di non essere così in relazione, diciamo, con Krishna. Ecco. So in the book Beauty of Real Love there is one part that you are in one class probably, you're explaining that with bhajan, chanting, doing bhajan, this help us to clean our bad habit and remove all our bad things. But only if you are in a real relation established, then everything becomes more clear. So she's asking how to establish one relation, how to be in relation, because I'm chanting and I feel that it's helping to me in cleaning myself, but still I feel that I'm not going so deep because I feel that I'm not related. So how can I make a relation? I give you one clue. One? Clue, key. Okay. Your voice is like my mamma Sanatana. Adesso, I say your mamma. Ti dico il modo, ti do la chiave. La tua voce è come quella di mamma Sanatana, quindi anch'io adesso ti ho chiamato mamma. You have to become, take the center of mamma. Devi prendere il rifugio di mamma. Why I say mamma? Because she is my mother. Perché dico mamma? Perché lei è mia madre. Why? Perché? Because she has a baby. Baby is Gopal. Perché suo figlio è Gopal. Il suo bambino è Gopal. And he said to me also, and he said to me, Sadhu Gopal. E anche lei, for a me. I am for her a baby. Anche io per lei sono un bambino e infatti lei mi chiama anche a me Sadhu Gopal. Believe me. Credimi. Okay. She is the best teacher of religion. E quindi così lei è la migliore insegnante per la relazione. And she talks your language. E lei live in Italy. Parla la tua lingua italiana, vive in Italia. Quindi prendi il suo rifugio. Grazie. Haripriya is also learning. Anche Haripriya impara da mamma Sanatana. Right? You see, you have tears in your eyes. Vedi, adesso hai delle lacrime nei tuoi occhi. Right, sì. Giusto? Sbaglio? Sì. This is the truth, Barbara. This is the truth, so you have it here. Perché questa che sto dicendo è la verità ed ecco perché ti escono le lacrime. E non puoi fermare queste lacrime. This is the heart is melting. Quando il cuore si scioglie, allora vengono le lacrime. Then eyes start talking. Quando il cuore si scioglie, allora gli occhi iniziano a parlare. You think my through your ear my feelings and it touch you. I say that how to find relation? We have to learn who has a relation. Tu hai bevuto con le tue orecchie le mie parole che ti hanno toccato riguardo la relazione, come stabilire la relazione.
who live in that relation, he can be cured. Questa relazione la possiamo stabilire imparando da coloro che sono fissi già in una relazione. Sono loro che ci possono insegnare. They are Rasika Bhakta. Coloro che sono fissi nella relazione sono Rasika Bhakta. They have all perfection. Ed hanno tutte le perfezioni. Grazie. Jai. Yeah. Please. What I always explain, religion is to. Lila, I have to translate. English also is there. You have to come there, you come here. You have to stand there. Gurudev always explain relation means to. Who? You, two people, you and me. Two. Okay. Ah. Gurudeva. Sorry. No problem. Gurudeva spiega sempre che nella relazione sono necessarie due persone. And Krishna saying in Bhagavad Gita, he respond according to our love. E Krishna spiega nella Bhagavad Gita che lui ci risponde in accordo al nostro amore. So, if we don't know which relation we have with him, quindi se noi non siamo centrati, he non also sappiamo don't know how to respond. In quale relazione vogliamo essere con lui, relazionarci con lui, allora neanche lui sa come scambiare. Sometimes we are neutral, then he is a Paramatma. Qualche volta noi siamo in una posizione neutrale, allora lui si mostra come il Paramatma. Sometimes I'm coming like a friend, next day I'm coming like a father, so he don't know what to do with us. Qualche volta lo approccio come un amico, qualche volta come padre, quindi lui è confuso, non sa come corrispondere al nostro amore, alla nostra relazione. So when we fix our relation, quindi quando noi centriamo la nostra relazione, then become more easy for him also to respond to that. Allora anche per lui diventa più facile rispondere alla nostra relazione. Gurudev dice Raga and Anuraga. Gurudev dice Raga e Anuraga. So from my side coming, but respond also from other side coming. Che dalla nostra posizione diamo la relazione e l'amore, ma in corrispondenza anche dall'altro lato viene. So then feelings growing better for sure. Quindi è in questo modo che i sentimenti si possono incrementare. Jai Ho. Jai Ho. How is it? Ci date? Sì. Ti leggo un commento molto breve del Satyavrata Maharshi. Read one small comment of Vilapkusumanjali. Se poteva dire qualcosa, Gurudev. If you could explain that. Questa religione d'amore. Che verso è? Lo leggiamo in inglese col verso. No, which verse? Verso 17. 17. L'altro
Yeah, verso 17. Qui parla, vai un po' avanti, sì. Circa a metà, si sa anche della Chaitanya Charitamrita, parla di Shashi Gopal, prima. Dimmi, leggimi tipo una riga e lo trovo. Questa religione d'amore è completamente priva di ogni tipo di inganno. Ok. È da un capoverso oppure? Io l'ho capito. No, il capoverso dice: si sa anche della Chaitanya Charitamrita, dalla Chaitanya Charitamrita, che Shashi Gopal chiese alla regina dell'Orissa di mettere una perla al suo naso. Prima di questo verso qui c'è la spiegazione 41, 42, 43, 44. Ok, sto alla Shashi Gopala. Oh, sì, allora, questa religione d'amore è completamente priva di ogni tipo di inganno. L'amore fa dimenticare la cosa materiale. L'adoratore materiale non desidera piaceri sensuali, fisici, neanche spirituali, perché ogni tipo di piacere personale è un imbroglio, ma non è così facile lasciarlo. The religion of God. Cioè, significa che è un tipo di religione che non... Che il desiderio non è karma ghyana, perché te ottieni dei risultati, però sono risultati fallaci, non sono... Ramananda si vede. Che dice? E dietro c'è Gopala che esce dalla porta. This religion of love is completely devoid of any kind of deceit. Love makes one forget bodily happiness. The loving worshipper does not desire sensual, physical. Yeah, so spegni il microfono. The loving worshipper does not desire sensual, physical, or even spiritual pleasures. For all kinds of personal pleasures is cheating. But this is not easy to give up. Therefore, Srila Premananda Thakur has said in his Mana Shiksha, "All mind, you just don't understand. You say that you are beyond the Vedic regulations, but you perform forbidden activities. When I see this, I see your very essence. You call liberation a luxurious distraction and have thrown it far away. Give me a hint so that I can understand this truth." This is the answer. Questa è la risposta. You call liberation. No. From beginning, when do you start? Read. Love makes one forget bodily happiness.
Yeah. Questa da qui. I'm reading, he was reading also. Yeah. So I'm reading the same. The body, happiness, and result is this. He is the note after that. If there is a happiness, sure. Yeah. Body happiness. Love means make happy to love, like a Jesus. He make happy to his father. Why he went for crucifixion? Amore significa dare piacere alla, al proprio amante, a colui, colei che ami, come Gesù con suo padre. Perché Gesù si è fatto crocifiggere? Why? Perché? What is the reason? He qual è la ragione? To fight with father. I'm your son and you make me to crucify. What type of your father is? Lui doveva why combattere con il proprio padre? Lui non è che si è arrabbiato con il padre, ha detto, padre, perché mi stai facendo questo? Perché mi hai messo sul crocifisso? Lui non ha fatto in questo modo. This is the love of Jesus. Questo è l'amore di Gesù. He accept. Lui ha accettato il desiderio del padre. That is it. Questa è devozione. And he said, oh father, excuse them. They are ignorant. E lui ha detto, oh padre, they don't know what they are doing. Per favore perdonali, perché sono ignoranti, non sanno cosa stanno facendo. This is the devotion. E questa è la devozione. So here you see, the love means no self-interest. Quindi qui possiamo vedere nel commento che c'è scritto che amore significa essere completamente liberi di qualsiasi desiderio personale. That's questo amore. Love makes you crazy. Mad. L'amore ti rende matto. Gurudev, could you say spiritual pleasures, not even spiritual pleasures. What which are the spiritual pleasures? Yes. Read the book. Yeah, sorry. Not one word. Sorry. The loving worshipper does not desire sensualness, sense enjoyment. You understand? Physical or even spiritual pleasures. No any pleasure from lover. Service. I want to serve you. Not any pleasure from you. Hope from you. Quindi il devoto vuole solo servire, non vuole nessun tipo di piacere, neanche il piacere spirituale dalla propria istadeva. Vuole soltanto servire, dare. No, it's spiritual pleasure here, nothing after that. No. So it's free. Yes. It's a spiritual pleasure that you do my fulfill my wish. This is also good. I'm your devotee. You give me something. Give comfort. Any type of thinking of pleasure is not good. If any suffering, il piacere spirituale, qui inteso Gurudev spiega che magari un devoto può essere devoto della propria stadeva e richiede qualcosa per se stesso, delle posizioni o un benessere che può essere anche spirituale. I'm not hoping to come, but I do, and I feel better by doing to serving to you.
to make you happy is my pleasure. Farti felice, fare felice lista Deva, questo deve essere soltanto il piacere che viene dopo automaticamente, non che uno lo fa con l'aspettativa di ricevere del piacere, uno lo fa incondizionatamente, automaticamente il piacere arriverà. Però uno non desidera di ricevere piacere spirituale in quell'azione spirituale che svolge. No wish for that. It happens, happens. Non c'è desiderio per quello di ricevere niente. Quello che succede, succede. Yes. The loving worshipper does not desire sensual, physical, or even spiritual pleasures. For all kinds this of is the goal, then there is no love. Se ho questi come obiettivi, quello di ricevere del piacere sensuale, fisico o anche spirituale, allora non c'è amore. The loving worshipper does not desire sensual, physical, or even spiritual pleasures. For all kinds of personal pleasures is cheating. But this personal is pleasure. What is give comfort to me, that is the Atma Sukha, my happiness. Is a cheating. I'm cheating you because my personal pleasure is there. Quindi quando come obiettivo ho il mio piacere, il mio godimento, che quindi qualsiasi cosa che faccio, anche se apparentemente la faccio dedicata a te, in realtà ci sono io come obiettivo, in realtà ti sto imbrogliando. Perché il mio desiderio è quello di rendere felice me stesso. Is a karma. That is material. And Krishna Sukha to give pleasure to you for your happiness I am doing. That is Krishna. That is the real thing. Il vero piacere è quello che faccio con il desiderio di che deriva dal desiderio di rendere completamente felice Krishna, non me stesso. Yeah. Mataji. Yeah. And read that after. Yes, you are reading. Therefore, Srila Premananda Thakur has said in his Mana Shiksha. You see, the Manasiksha Premananda is correct. Yeah. All mind. Is a Manasiksha. Mind. Oh, my mind. Yeah. All mind. You just don't understand. No understand. You say that you are beyond the Vedic regulations, but you perform forbidden activities. When I see this, I see your very essence. You call liberation a luxurious distraction and have thrown it far away. Liberation means what? Liberazione cosa significa? Smettere di soffrire. One devotee say separation. Libertà. Freedom. Libertà. Satyavrata, che hai detto? È una forma di indipendenza, essere liberi dal dolore, dalla sofferenza materiale. Con pain. Yeah. Senza Dio. Senza Dio.
Voglio liberarmi di questa relazione. He said the liberation without mukti means I want to be mukta, free from this relation. Is very tough. Libertà mukti significa voglio essere libero da questa relazione che mi ha stancato. This is good. Questo va bene. But who has the relation and love? They don't. Però che loro che sono in una relazione hanno amore non vogliono questa liberazione. You want to live with your father. You want to be with your father. Relation with you, not love you. You want to be your father, relation, he would never do this. He still is with his father. Se voi chiedete a Gesù, vuoi liberarti della tua relazione? Vuoi finire questa relazione? Così che non devi farti crocifiggere? Lui dirà sempre di no. Lasciamo stare Gesù, chiediamo ad esempio a Sanatani. Chiedetele, liberati di Gopala. Fate una colletta 10.000 euro e ditele, ci abbiamo 10.000 euro, ti vuoi liberare del tuo Gopal oppure no? Se vi dice di no, allora chiedetegli, allora quanto bisogna collettare? Per quanti soldi liberi dalla relazione con Gopal? Sanatani, mamma! Eccomi! Oh, you are here! How much? Quanto vuoi? Quanto vuoi? You want to liberate? You agree to do that? Quanto ti serve per liberarti? Sei d'accordo? No! No, no! Carino! Sì, non può essere free! Vedete, non vuole liberarsi. Fabiana, how are you? Sono. Mamma Sanatani. Tutte le mamme. C'è all the mothers. Ci sei. Fabiana, you have to go and see Mamma Sanatani. Fabiana, devi andare a trovare Mamma Sanatani e praticare con lei. Sì. Ci vado, promesso, ci vado. Per 10.000 euro te li pigli tu? No, non li voglio. This is non liberation. Prema Purushad. That is Pancha Purushad. Who is in loving relation, they are interested in liberation. Coloro che sono in una relazione amorevole non sono interessati alla liberazione. And this relation, loving, real loving relation, can happen with Dios. E questa relazione amorevole può avvenire soltanto con Dio. God. In Spanish, Dios. Dios. We say in Italian, you just add an S, Dios. And then Spanish. From Italian, add one S, Spanish. Dios. Spanish. Say, Dios.
Bhagavan.